Salve a tutti. Dunque, oggi vediamo quali sono i rischi legati a possibili utilizzi virtuali di una carta di credito o conto corrente. Innanzitutto vediamo come è fatta una carta di credito. Questa è la vista tridimensionale. Abbiamo il lato fronte composto da un numero di 16 cifre a gruppi di 4, una data di scadenza con mese e anno, nome e cognome del proprietario. Logo del circuito che può essere Mastercard, Visa, American Express, Maestro, Bancomat Pay o altri per il Bancomat. Poi c'è un chip apposto in qualche punto della carta per la lettura, delle informazioni, la trasmissione delle informazioni al POS. Questo simbolo che indica la tecnologia NFC che oggi è presente su quasi tutte le carte, si può dire. E permette l'utilizzo contactless, cioè invece di inserire come prima la carta nel POS e dover digitare il PIN, l'NFC permette di appoggiare soltanto la carta sul vetro del POS e emettere il pagamento senza digitare alcun PIN. Poi c'è il nome della banca, solitamente il logo. Poi abbiamo il lato retro, dove è stampato un numero verde da chiamare per bloccare la carta in caso di furto, smarrimento o emergenza qualsiasi in cui bisogna bloccarla. Una banda magnetica, delle indicazioni dell'ente emittente della carta e poi un numerino di 3 cifre per Visa, Mastercard e di 4 cifre per American Express. Quindi si chiama CVV, è un numerino stampato sul retro. A differenza del PIN, non viene appunto consegnato in busta chiusa quando viene fornita la carta, con tutte le diciture che non bisogna far leggere a terzi questo numero, che può essere rischioso. È stampato qui dietro, quindi molti non pensano che possa essere utilizzato in qualche modo. Invece è utilissimo per le autorizzazioni virtuali, gli utilizzi virtuali di una carta di credito. Ok, come è possibile venire a conoscenza di queste informazioni? Beh, una situazione abbastanza comune, diciamo. Un'ipotesi, una situazione ipotetica è quella in cui vi chiedono i dati della carta di credito per pagare una cavolata di 1-2 euro, per esempio, un qualcosa che è scaduto, la TV on demand o altro, e voi date appunto questi dati che sono il numero della carta, le 16 cifre, la data di scadenza e il CVV. Con questi 3 dati è possibile mettere il pagamento. Anche da parte di un estraneo, come se foste voi stessi, come se fosse voi stessi. Allora, una volta effettuato il pagamento, questi dati rimangono memorizzati nel browser di chi ha pagato con la vostra carta, quindi può riutilizzare questi dati in futuro. Non si sa come si evolvono le cose. Una persona che credete amica, un parente, un conoscente, non si sa come si evolvono nel futuro i rapporti e può diventare un vostro nemico invece voler approfittare dei vostri dati. Allora, stabiliamo che comunque questi sono utilizzi virtuali. Si parla di utilizzi virtuali, quindi non è in alcun modo possibile il prelievo di contanti a un ATM. Anche conoscendo il CVV e tutti i dati, non è possibile senza la carta fisica in mano e il PIN prelevare da un ATM. Allora, com'è utilizzabile? Come sono utilizzabili questi dati? Allora, la carta può venire associata a dei metodi di pagamento virtuali come PayPal, Skrill o altri, con appunto il numero, la data di scadenza e il CVV, quel numerino di 3 cifre. O 4 massimo nel caso di American Express. Allora, viene associata a PayPal e una volta associata, PayPal è un metodo di pagamento accettato in tutto il mondo da tutti gli e-commerce del mondo, quindi è possibile effettuare acquisti dappertutto.
PayPal non chiede documenti particolari, quindi è possibile anche creare un account fake, cioè fittizio, con dei dati fittizi per associare appunto questa carta, magari nascosta dietro una VPN, che è un programma che sostituisce il vostro indirizzo IP visibile con un altro, e che è un po' come la targa dell'automobile e consente di mantenere un po' l'anonimato e non essere così identificabili con l'indirizzo IP reale. Allora, poi è anche possibile trasferire il denaro da un account all'altro una volta associata la carta PayPal, e oppure inviare del denaro in contanti tramite Xoom, che è un servizio di PayPal. E ripetiamo, PayPal non chiede documenti particolari per creare un account e associare la carta, anche se il nome dell'intestatario dell'account e il nome dell'intestatario della carta sono diversi, non effettua controlli incrociati particolari, quindi è possibile associarla tranquillamente. Nel caso in cui però la carta fosse già regolarmente associata all'account PayPal del proprietario della carta, ci sono altri metodi. Uno è Amazon, per esempio, e poi Amazon Pay, che è un metodo di pagamento simile a PayPal che si sta diffondendo adesso in tutto il mondo. Amazon non chiede nemmeno il CVV, chiede gli intestatari della carta, il numero e la data di scadenza, e accetta tutte le carte più diffuse nel mondo. È anche possibile associare un IBAN conoscendo il codice BIC, e dopo si può acquistare quello che si vuole praticamente da tutti i venditori Amazon. Se si vuole acquistare al di fuori di Amazon, esiste Amazon Pay, che è un metodo di pagamento appunto che si sta diffondendo. Sempre più venditori esterni ad Amazon accettano anche Amazon Pay. Quindi invece che PayPal è possibile utilizzare Amazon Pay ove viene accettato. Una carta associata ad Amazon resta automaticamente associata anche ad Amazon Pay, che stranamente questo metodo di pagamento non prevede l'utilizzo del saldo Amazon per pagare l'articolo in questione, ma l'utilizzo dei metodi di pagamento associati. Quindi se si è associata a una carta di credito, si può utilizzare anche per Amazon Pay o per Amazon. Nel caso in cui non si volesse far arrivare e recapitare la merce al proprio indirizzo di residenza, di domicilio, esistono gli Amazon Locker, che sono degli armadi. Viene inviato un codice via SMS sul cellulare, e con il codice si va a ritirare la merce, si digita il numero su un display e si apre lo sportello relativo che contiene la merce a voi recapitata. Anche qua è possibile utilizzare un numero VoIP, cioè un numero virtuale usa e getta con applicazioni come Dington, oppure così anche per creare l'account fake Amazon, fake PayPal o per qualsiasi metodo di pagamento associato, email temporanee. Ci sono tanti servizi che mettono a disposizione delle email usa e getta per registrazioni di questo tipo, e numeri VoIP, cioè numeri virtuali. In alcuni casi Amazon, se nota delle incongruenze tra l'intestatario dell'account, l'intestatario della carta e il destinatario della merce, può fare dei controlli incrociati e arrivare a sospendere l'account con una sospensione temporanea o anche un ban permanente, se decidono. Però non è difficile, vedete, avete visto, creare un altro account, un altro nome senza documenti, tramite una VPN che cambia continuamente indirizzo IP, quindi anche località geografica, potete simulare di registrarvi dagli Stati Uniti, così come dal Brasile o dalla Svizzera o da dove si vuole, insomma. Allora, perché abbiamo detto che gli utilizzi più comuni sono quelli associati a dei metodi di pagamento virtuali? Perché non usare la carta così com'è per pagare gli e-commerce?
Beh, perché c'è un sistema di sicurezza delle carte di credito che si chiama Trade Secure o in altri modi, dipende se Visa, Mastercard, dipende dal circuito, che prevede una doppia verifica, cioè una volta inseriti i dati della carta di credito, il numero, la scadenza e il CVV, viene inviato poi un codice SMS solitamente al cellulare del legittimo proprietario della carta, che è da inserire poi nella casella del sito dove si sta facendo l'acquisto per emettere il pagamento, per mandare a buon fine l'operazione, la transazione, ecco, o il trasferimento di denaro, insomma, quello che si sta facendo. Allora, ovviamente voi non avete in mano il cellulare, non si ha in mano il cellulare del proprietario, quindi cosa succede? Che non arriva il codice, non arriva il codice a chi è malintenzionato che ha la carta. Quindi è più facile associarla a un metodo di pagamento che non chiede queste verifiche doppie. Altrimenti, invece, con un SMS può essere una notifica sul cellulare, sempre del legittimo proprietario, che ovviamente non utilizzando la carta premerà no e non autorizza la transazione. Allora, ci sono dei metodi in realtà per bypassare anche questo. Uno è intercettare l'SMS con un IMSI catcher, ma sono strumenti particolari di difficile utilizzo che non vedremo ora in questo video, in questa sede. Oppure tecniche di sniffing, social engineering, cioè ingegneria sociale, o tramite malware installati nel cellulare del proprietario della carta. Però è molto difficile, comunque sono metodi complessi che richiedono una certa pratica. Per esempio, AndroRAT è un RAT, cioè un Remote Android, Remote Administration Tool, cioè un programma che permette l'utilizzo remoto di un dispositivo formato da due parti, un client e un server. E il server è la parte di RAT di programma installato sul dispositivo della vittima, mentre il client è la parte di programma come questa che vedete utilizzata dal malintenzionato per governare da remoto, oltre che osservare da remoto il dispositivo della vittima. Un'altra tecnica è appunto l'ingegneria sociale. Si può farsi dare questo codice inviato sul numero di telefono con una scusa, ad esempio, dicendo: scusi, ho sbagliato, ho inviato un numero che è un codice che serve per un mio account, me lo può rispedire. Magari la vittima, pensando di fare un favore, riferisce questo numero, questo codice, senza sapere che gli stanno entrando in tutti gli account banking, insomma. Anche sul conto corrente è simile, si può associare a vari metodi di pagamento e bisogna conoscere invece del CVV, il codice BIC o SWIFT, che si può con l'ingegneria sociale suddetta o anche non è necessario per completare il regex conoscere l'intero BIC, ma basta azzeccare 4 cifre su 5-6 per validare la transazione. Allora, le conclusioni sono che comunque non inviate nessun codice di verifica a nessuno, anche se lo conoscete, può avere il telefono hackerato, possono essergli entrati nel telefono, può essere successo qualsiasi cosa, quindi non inviate codice di verifica perché possono entrare nei vostri strumenti finanziari, home banking, carte di credito, conti correnti, eccetera. Non date il CVV per nessun motivo. Piuttosto fate voi il pagamento se vi chiedono un favore di prestare i numeri della carta, no? Non li date mai, non sottovalutate mai l'importanza di alcun dato e non comunicateli a nessuno. Ecco, questo è tutto. Grazie per aver seguito, arrivederci. Ciao.